Carlo, io stavolta voglio sapere a chi la date. Stavolta lo voglio sapere, Carlo, dai. Hai ragione. Abbiamo delle alternative. Quali? Allora, nel caso siano i francesi, i tagli al personale saranno del 45-50%, forse qualcosa di più. Voglio augurarmi che non saranno i francesi. Mi sembra un massacro. Poi? Poi ci sarebbe la cordata italiana. La situazione è un po' meno solida, ma più gestibile. È un contesto un po' più nostrano e... Nostrano? Sì. Che cos'è? Un prodotto tipico? Che cos'è nostrano? Cosa vuol dire? Poi? Ci sarebbe la proposta degli olandesi. Tecnicamente è la più sostenibile, tagli intorno al 25%. Eccoli qua. Eccoli. Diamola agli olandesi. Dai, che hanno un rapporto verso la risorsa umana diverso dagli... È Nord Europa, è futuro. Anche rispetto per l'ambiente. Esatto. E allora, perché no? La situazione è molto deteriorata. Ok, che vuol dire questo? Che non possiamo ritirarla? Vuol dire che Guido e la sua socia non avevano causato un buco, hanno fatto un cratere. Ho capito, ma che vuol dire? Perché non possiamo risanare dandola in mano a gente che ha una coscienza Enrico, diversa da Enrico, quella che siamo Enrico, abituati? Enrico, se tu non fossi andato a ballare tutta la notte, entro un anno quell'azienda avrebbe chiuso. 500 persone a casa più l'indotto. Ok, invece mandarne a casa 250 e tenerle in piedi per 5 anni. Enrico, andrà a chi deve andare.